La stretta sui tassi di interesse fa lievitare il costo dei prestiti e dei mutui e a farne le spese è soprattutto il Sud, Molise compreso. Antonio Silvestri. Per acquistare una lavatrice da 750 euro a rate con un finanziamento di 5 anni servirà il 15% in più rispetto alla fine del 2021, mentre per un'automobile da 25.000 euro con un prestito decennale servirà il 26% in più. Lo afferma una ricerca del sindacato dei bancari, Fabi, che rileva che le regioni dove i tassi di mutui e prestiti sono più cari sono quelle del sud e delle isole, con rispettivamente il 4,18% e il 4,23%. Rispetto all'anno passato, le regioni dove invece si registrano gli incrementi maggiori sui mutui sono Lazio, Marche, Toscana ed Umbria. L'indagine della Fabi ricorda che questo tema riguarda un quarto delle famiglie italiane. Il loro debito, che nel 2019 ammontava al 9,5% del reddito disponibile, nei primi tre mesi di quest'anno ha raggiunto il 10,55%. Sul territorio si registrano differenze anche nelle condizioni dei finanziamenti. Su un mutuo fino a 125.000 euro si pagano più interessi, che superano il 4,50%, nelle isole e nel nord-est. Su uno fino a 250.000 si registrano i tassi più alti nelle isole, seguite da centro e sud.